Oggi abbiamo presentato l'intergruppo parlamentare per la riforma della cittadinanza con associazioni e movimenti per riaprire il dibattito e il confronto su una riforma che attende, insomma, l'approvazione da ormai 20 anni, la legge ne ha già 30 e quindi proviamo attraverso il lavoro con i gruppi parlamentari, con le associazioni a animare e rianimare questo dibattito per dare più diritti e pari opportunità ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che qui crescono, qui nascono da famiglie con background migratorio, ma che appunto sono italiani di fatto, ma non di diritto.